Dunque, Peppe, la mia prima domanda è: come è nato il progetto Startup City, o come alcuni lo chiamano Startup City? Vabbè, giochiamo molto su questa bivalenza di CT, perché comunque l'idea è quella di stare su Catania ed è quello di far diventare Catania Startup City. Nasce da un momento, nasce dal fatto che in questo momento Catania sta vivendo questo forte fermento che arriva dal basso. C'è tanta fame di fare bene, e nel contempo c'è anche un ecosistema che si sta venendo a creare che potrebbe, cioè diciamo che sembra abbastanza maturo per poter fare qualcosa di buono. Da una birra tra amici, nasce proprio la domanda: cosa possiamo fare, come possiamo mettere a disposizione le nostre competenze, le nostre esperienze, i nostri contatti per far sì che questo diventi realtà. Nasce così, diciamo, un embrione di idea che poi si formalizza qualche giorno fa proprio con Startup City. Tutto qui, diciamo, è più una voglia di fare che un progetto che ho studiato a lungo. E infatti ti volevo chiedere in questo contesto come si integra effettivamente il progetto con i partner e quali sono i loro ruoli. Ho visto che tra i partner c'è anche Indigeni Digitali, quindi ti volevo chiedere in che modo si distingue da un network come Indigeni, che tra l'altro è già presente a Catania. L'idea è, cioè, quello che Startup City si propone di essere semplicemente un hub, quindi la possibilità di far dialogare più entità diverse, che siano aziende, associazioni, istituzioni, che hanno una mission, una visione comune, che è quella che dicevo poco fa, quella proprio di far diventare Catania il centro nevralgico diciamo, del mondo startup nel Mediterraneo. Quindi sia Indigeni Digitali, così come le altre, diciamo, entità che ne fanno parte, si integreranno semplicemente remando nella stessa direzione, cioè tentando proprio di mettere a disposizione le loro competenze, il loro network, affinché questo processo venga accelerato e che questa, appunto, che quindi Catania possa veramente rinascere e si possa venire a creare questo ecosistema. Forse un po' all'inizio sarà un po' disordinato, però che ha questa missione comune di crescita e di networking. Si parlava a proposito di Startup City e di Catania specialmente, si parlava appunto di Milano del Sud o in altri casi di Etna Valley. Quindi ti vorrei chiedere qual è il modello, se ce n'è uno. Ecco, a noi, diciamo, soprattutto l'Etna Valle sta un po' stretta. L'Etna Valle è un errore che si è commesso nel passato, almeno soprattutto questo è proprio una cosa personale mia. È un errore che si è commesso nel passato perché si è pensato di creare un ecosistema mononodo, dove tutto girava intorno a una grande azienda che c'era a Catania, e quindi si è creato proprio un ecosistema, tutto un indotto attorno a questa azienda. Quando questa azienda, ovviamente per motivi interni, comunque ha cominciato a cedere. Per quanto riguarda proprio l'ecosistema locale, ovviamente tutto è venuto a crollare. Quindi questo è un sistema secondo me sbagliato. L'idea di Startup City rispetto a quelle precedenti è invece quella di essere multinodo, di essere un sistema un po' più disordinato, dove c'è una possibilità, è un po' simile al concetto che viene promosso in questo periodo del rainforest. Cioè, dove c'è praticamente un po' più di disordine a livello diciamo proprio così, di colture nell'ecosistema, in maniera tale che ci sia una più possibilità di creare dei prodotti nuovi, dei prodotti innovativi, dei prodotti comunque concreti, e dove comunque il fatto che un nodo ceda non vuol dire che ceda tutta la struttura. Questa è l'idea diversa rispetto a quella precedente, è quella in cui noi crediamo, per questo crediamo nel networking e stiamo aggregando in realtà che sono completamente diverse l'una dall'altra, perché l'importante per noi è raggiungere quell'obiettivo, quindi la cooperazione. Hai citato Italian Rainforest, infatti ti volevo chiedere di questo. Horowitz appunto parlava di un ecosistema. Pensi che ci siano i presupposti a Catania per creare questo tipo di contesto, questo tipo di situazione? Non saremmo arrivati a questo punto se non fosse così. C'è un ecosistema e c'è voglia di questo, cioè questo ecosistema, quello che si sta venendo a creare, che ripeto è ancora embrionale,
ha voglia di lavorare in simbiosi, dove sono attori completamente diversi, che mi piace scherzare su questa cosa, fino a neanche un anno fa magari si davano spallate l'uno con l'altro, tentando di farsi strada a vicenda, che adesso stanno cooperando. Quindi è un ecosistema abbastanza equilibrato e che secondo me può creare qualcosa di buono. Una cosa interessante è che chi conosce un po' la cultura dell'isola sa anche che c'è una. Noi diciamo, scherziamo sempre, noi siamo quelli del non c'è problema, cioè in qualche modo ci arrangiamo e riusciamo a fare le cose. In realtà non è questa la concezione che ci piace trasferire. Il nostro non c'è problema è legato al fatto che se abbiamo qualcosa da fare, ci impegniamo, ci reinventiamo, costruiamo qualcosa affinché l'obiettivo poi venga fuori. Quindi in un ecosistema, secondo me, questa cosa è fondamentale, perché riesci con le sinergie di tutti a costruire qualcosa. Ci sono degli assunti di tipo psicologico, soprattutto socio-psicologico, nel discorso che ha fatto appunto Horowitz a proposito di Rainforest, in particolare Italian Rainforest. E, secondo te come possono cambiare effettivamente gli elementi dell'equazione a Catania? Appunto, hai citato la competizione poco fa, no? Ci sono degli aspetti che ancora adesso, anche a Milano, sono molto forti, cioè la competizione è uno di questi. Quindi ti volevo chiedere in quale modo secondo te possono cambiare queste situazioni per portare effettivamente a un'integrazione, a una condivisione, a una situazione di fiducia. Credo che sia una questione che venga su da sola, nel senso che si stia risolvendo da sola. C'è un gap generazionale abbastanza forte tra chi faceva impresa qualche anno fa e chi vuole fare impresa oggi. Credo che in questo incidano molto il fatto che molti giovani imprenditori oggi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con l'estero e confrontarsi comunque con realtà totalmente diverse, dove sono passati da essere figli di grandi imprenditori a numeri esattamente come tutti gli altri, hanno imparato a cavarsela da soli. C'è tutta la parte, la componente delle reti sociali che secondo me sta invertendo un po' la rotta, dove sta un attimino buttando tutto più sull'orizzontale e dove si è capito che il modello che c'era prima non funzionava più e che bisognava reinventarsi in qualche maniera. Nella fattispecie, noi stessi qui a Catania abbiamo visto che facendoci concorrenza arrivavamo a X. E comunque schiacciandoci i piedi a vicenda, perché poi a volte non è proprio una concorrenza, è proprio a volte c'era una voglia di prevalicare sugli altri che andava fuori dall'idea del business. E cooperando invece riusciamo a fare il doppio. Diciamo che è una cosa che non so se si può leggere nei libri, è una cosa che sta nascendo da sola, che sta avvenendo proprio e si sta formalizzando con questa comunione che è Startup City. Quali saranno gli strumenti a disposizione, o comunque i vantaggi a disposizione di coloro che faranno parte, diciamo, del network? Fare parte di questo cambiamento, semplicemente questo, cioè non abbiamo obiettivi che riguardano qualcosa di assolutamente di concreto che vada fuori proprio dall'idea di fondo di creare questo ecosistema e di fare diventare proprio questo ecosistema produttivo. Quindi nel farne parte è semplicemente fare parte di un cambiamento, non c'è nulla di, diciamo, tra virgolette, speculativo dietro. E creare, cioè, quello che vogliamo fare noi è non essere costretti ad andare via, anzi, il nostro obiettivo è far venire le aziende da fuori. Io personalmente ci sto lavorando parecchio su questa cosa perché il nostro sogno è quello di riuscire a portare lo sviluppo di applicazioni da, permettimi il termine, ecosistemi differenti, come ad esempio Berlino, e portare lo sviluppo a Catania. Ci stiamo riuscendo, e se riuscissimo a farlo tutti sarebbe una gran cosa. Allora lì l'ecosistema funziona. Quindi ti vorrei chiedere quali sono, diciamo, le prospettive per i prossimi 6-12 mesi. Questa è una domanda difficile perché ancora stiamo ragionando, perché è tutto nato abbastanza in fretta e c'è un calendario di eventi che ci sta coinvolgendo parecchio, quindi vogliamo un attimino stare concentrati su quello che sta succedendo adesso per poi capire effettivamente quali sono le prospettive future.
Abbiamo la fortuna di essere, credo, nel posto giusto, al momento giusto, con le competenze giuste e dobbiamo stare un po' concentrati su quello che sta avvenendo per capire effettivamente qual è la direzione giusta da prendere dopo. Adesso abbiamo una serie di eventi che stanno per arrivare, tra cui Working Capital, Mind the Bridge e altre robe, e onestamente vorremmo stare concentrati lì per capire effettivamente poi che cosa può succedere. E conosci meglio di me l'ambiente startup, è un ambiente altamente dinamico e per essere altamente progettuali bisogna stare molto attenti su quello che succede oggi. Perfetto, Peppe, io ti ringrazio veramente tantissimo per il Io tuo tempo. ringrazio voi.